adesso. Amici sportivi, buonasera e benvenuti alla sesta edizione di Kick and Punch dal Teatro della Luna ad Assago. Una notte, una serata, una grande serata dedicata agli sport da combattimento e dedicata a un evento molto molto particolare: il ritorno sul ring a 47 anni di Giacobbe Fragomeni. Fragomeni che combatterà contro Thomas Psycho Polster, che fa il suo ingresso sul ring nell'arena del Teatro della Luna in questa Night of Kick and Punch proprio adesso. Ed eccolo qua, l'ungherese, 21 vittorie e 9 sconfitte, un pari, 36 anni per lui, ne farà 37 a maggio, vale a dire 10 anni meno del suo avversario. Qui con noi in postazione questa sera c'è Salvatore Ritu. Particolarmente preziosa la sua presenza questa sera, perché Salvatore, ex campione italiano dei pesi massimi e massimi leggeri, ha incontrato e battuto Thomas Polster, che vediamo inquadrato in questo momento, e più volte ha diviso il ring negli allenamenti con Giacobbe Fragomeni. Allora diamo proprio la parola a lui per descriverci, prima ancora delle caratteristiche di Polster, il percorso, la voglia di tornare a combattere di Giacobbe Fragomeni. Buonasera Salvatore. Buonasera a tutti. Diciamo che per oggi per Giacobbe sarà un esame più che altro con se stesso, sarà una sfida per rendersi conto di quali sono le sue condizioni psicofisiche. Oggi ha un avversario giusto, perché comunque Polster non è uno che viene sul ring a passeggiare. Eccolo qua Giacobbe. Tu stavi dicendo, l'hai incontrato e forse anche, ed è quello che hai manifestato direttamente a Giacobbe, insomma si è scelto un avversario parecchio spigoloso, al di là di quel suo soprannome Psycho, che la dice lunga insomma sulle sue caratteristiche. Assolutamente sì, è un avversario molto spigoloso e imprevedibile, perché ha dei momenti che sembra come un po' morto e poi risuscita. E qui all'angolo lo vediamo, Giacobbe con Biagio Zurlo, il suo maestro, Matteo Azzali del suo staff, insomma compagno di viaggio, insomma, di tante avventure. E li vedete qua, i 40 match, 33 vittorie, 5 sconfitte, 2 pari e 13 KO per Giacobbe Fragomeni, che ricordiamo è stato campione del mondo WBC dei massimi leggeri, la stessa categoria nella quale rientrerà il nostro Salvatore Eritu nel mese di aprile, probabilmente nel suo incontro di rientro dopo aver tentato l'assalto alla corona dell'Unione Europea. Ed eccolo qua, Thomas Polster, ungherese, come abbiamo detto, 36 anni, al peso 93,8, mentre 88,4 il peso fatto segnare dal nostro Giacobbe. Un Giacobbe che dopo l'avventura e la vittoria all'Isola dei Famosi, insomma, è calato di circa 18 kg. E dopo quell'esperienza, insomma, difficile per chiunque, ma per un abituato a prendere pugni su un ring da una vita, insomma, è stata poco più che una passeggiata per Giacobbe, che però gli ha fatto tornare la voglia di combattere. Sì, sapevo questo, che queste sensazioni che viveva lui, e si è voluto mettere sotto esame, diciamo. È stata una scelta che inizialmente io non condividevo, ne abbiamo parlato anche personalmente, però lui nonostante tutto vive con l'animo di un pugile e la testa di un guerriero, quindi si è voluto mettere per l'ennesima volta sotto esame, quindi oggi vedremo le sue reali possibilità, nonostante l'età, di continuare al fuoco, al fuoco dentro. È quello che ci aveva detto anche nell'intervista che ha anticipato il match, ci ha detto più di una volta: io ho ancora la passione, ho ancora la voglia di salire sul ring. E poi una frase che ci ha detto con particolare determinazione proprio una settimana prima dell'incontro: deciderò io quando sarà il momento di smettere. Però dobbiamo dire che è un esempio di serietà e di longevità sportiva, oltre che di coraggio, assolutamente ammirevole, quella di Giacobbe Fragomeni. Sì, Giacobbe è l'esempio per tanti pugili, ci dovrebbero essere tanti Fragomeni in Italia per far sì che questo momento il pugilato italiano riprende ancora più visualità. Insomma, il movimento ha bisogno di personaggi così. Insomma, cominciamo un po' a inquadrare tecnicamente l'incontro. Cosa deve fare e non fare, secondo te, Giacobbe, in questo inizio d'incontro? Proprio perché hai detto che Polster, insomma,
probabilmente con qualche chiletto in meno starebbe meglio, ma è un avversario molto molto temibile. Sì, dovrebbe partire in maniera molto tranquilla e serena e cercare di studiare inizialmente come si comporta lui, perché è un avversario imprevedibile, ha dei momenti dove tende ad attaccare e dei momenti dove fa l'attendista. Come possiamo vedere, Giacobbe inizialmente ha un po' di tensione sulle spalle, nonostante tutta la sua esperienza, perché ma dettata dal fatto che sente molto l'esame su cui si sta ponendo. Ricordiamo che l'ultimo match di Giacobbe è datato 10 aprile 2015, più di un anno per lui, però buono, molto buono questo scambio. Ricordiamo che Giacobbe è un diesel, parte piano per poi accelerare progressivamente. Belli questi due diretti, questi due sinistri al volto di Polster, che entrano, superano la guardia, e adesso bravissimo Giacobbe con questo scambio, va vuoto con il destro, deve chiudersi perché avete visto come gli lascia un istante di tempo e soprattutto di spazio Polster, insomma non perde l'occasione per andare all'attacco. Sì, Giacobbe poi è un demolitore, tende di accorciare la distanza e demolire psicologicamente e fisicamente l'avversario. Bello il destro al corpo. Una cosa che noto oggi, che cerca molto spesso il colpo al fegato, quindi il montante sinistro è un colpo che sta cercando molto spesso. Sicuramente ha lavorato molto su questo. Mobilità sul tronco e colpi sui fianchi. Eccolo qua, lì, lo vediamo ancora lì. Avete visto, combinazione al volto e poi con il sinistro, come ha visto quello spazio, quel piccolo varco libero, è andato a colpirlo, e ancora adesso col destro, avete visto, guardate la combinazione, colpo al volto e poi va a cercare il colpo alla figura. È una sua caratteristica questa, mi è capitato molto spesso in allenamento di prendere qualche colpo al fegato. Vediamo un po', eccolo qua, tenta il montante Polster, ma va completamente fuori misura, e ancora lo vedete come Giacobbe continui a cercare il colpo al fegato. Avete visto come ha abbassato immediatamente il destro proprio per coprirsi quella parte, ed è arrivato subito il colpo al volto da parte di Giacobbe Fragomeni. Io direi, Salvatore, considerando che è più di un anno che Giacobbe non combatteva, io direi un ottimo inizio da parte di Fragomeni, che ha mantenuto l'iniziativa, ha un po' stemperato, adesso ha preso lui il sinistro al fegato, incassato perfettamente, sta prendendo l'iniziativa, sta un po' smaltendo insomma quella tensione che abbiamo visto poco fa quando siamo andati giù nel suo spogliatoio a trovarlo mentre faceva i guanti, no? Non l'ho mai visto così teso. Combatte davanti al suo pubblico, davanti a un palazzetto gremito, quindi è normale che sia questo. Ecco ancora Giacobbe che bravissimo, va con montante al fegato. È scappato forse un colpo oltre il gong, si scusa subito Giacobbe, nessun problema. E vediamo subito Biagio Azzurro che si dirige verso il suo pugile. Ecco, andiamo a commentare invece queste fasi. Vedete, sembra questo colpo che va a cercare il fegato dell'ungherese, e poi ancora subito la bella combinazione di Giacobbe. Un Giacobbe è tranquillo, è partito col suo ritmo, senza frenesie, senza fretta. Direi che l'inizio è assolutamente positivo per lui. Ricordiamo, 47 anni, ritorno sul ring al meglio delle 6 riprese, il classico match di rientro con un avversario, insomma, per quello che è il parere, l'analisi di Salvatore Rittu, un avversario insomma piuttosto ostico e spigoloso. Molto positivo, sta facendo un ottimo lavoro sia al tronco che alla figura, e va avanti sul movimento sul tronco. Secondo te ha rischiato qualche cosa di troppo nella prima ripresa? Va bene così, bello questo jab sinistro che va a segno ancora. Cosa fortunatamente dici? Per adesso ha rischiato ben poco, bisogna stare attenti perché comunque per i miei ricordi Tamas è un pugile concreto, quando arriva fa male, quindi non vale la pena prendersi rischi inutili. Ricordiamo insomma che tu l'hai battuto nel 2008, nel lontano 2008, aveva forse qualche chilettino in meno rispetto ad adesso. Ancora sì, bellissima questa combinazione di Giacobbe col destro e col sinistro, è ancora a passare sotto il gomito del suo avversario per andare a colpire molto bene la figura. Ha tentato più volte Polster con il montante, che però insomma è sempre andato fuori misura. Un ottimo lavoro sotto e sopra, sta facendo questo e sta aspettando che Polster si scopra o al fegato o al mento per colpirlo con precisione. Piano piano sta andando avanti, Polster, l'unica cosa che sta facendo in questo momento
e cercarlo di tenere a distanza, ma non sta neanche riuscendo in questo intento. È che tenere a distanza Giacobbe è difficile. È cosa eccolo molto qui difficile. Tre sinistri che passano nella guardia e ancora il fegato, e ancora il colpo al fegato. Poi bella questa combinazione con Polster, che rimane assolutamente fermo di fronte al suo avversario, che ne approfitta per andare a segno, e a segno ancora. Bello, bello il gancio di Giacobbe. Questa è la risposta di Polster, che però viene letteralmente chiuso all'angolo, e adesso cerca di chiudere lui invece le braccia del suo avversario, forse anche per fiatare un attimo, no? Qua vediamo io tutta la voglia di Giacobbe di mettersi sotto esame, di provare il suo fisico. Non si sta risparmiando, sta mettendo colpi su colpi, o per ora vediamo un ottimo Fragomeni. Senti, rispetto al Fragomeni di un anno fa, come lo vedi, Salvatore? Tu che lo conosci bene, più di una volta hai scambiato colpi con lui sul ring in allenamento. Bello, bella ancora questa combinazione di Giacobbe. Forse ha perso qualcosina in termini di potenza, ma mi sembra che insomma tutto sommato stia conducendo benissimo queste prime due riprese. Bello e preciso, ancora preciso questo destro. Diretto destro, ma in questo momento comunque vediamo un Fragomeni che sicuramente non è esplosivo e veloce come lo era prima, però c'è anche un anno e mezzo di inattività, quindi arriverà allenandosi e calcando il ring di nuovo, arrivare a un'ottima velocità di esecuzione. Bravissimo. Comunque, nel frattempo vediamo guardate, chi ha tanto guardate, ritmo. Bravissimo, e ancora segno, ancora bellissima questa combinazione, velocissimo. Adesso riesce a cogliere il suo avversario con la guardia completamente aperta. Molto molto buono questo inizio di match da parte di Giacobbe. Ancora il sinistro per aprirsi la strada, poi ancora a cercare un varco prima tra i guantoni di Polster e poi ancora una volta sotto il suo gomito. Beh, devo dire, scambi assolutamente spettacolari, ricordiamo, da parte di un ragazzo di 47 anni che non ha mai smesso di credere in se stesso, che non ha mai smesso di credere nella box e che non smette mai di credere nella possibilità di salire su un ring e affrontare da par suo avversari anche con 10 anni meno di lui. È un grande esempio quello che ci sta. È un grande esempio. Per lui la box è uno stile di vita, è una scelta di vita. Fare una vita d'atleta dura e sacrificante come la sua oggi ci dimostra che a 46 anni tutto si può. E ricordiamoci che insomma è reduce Giacobbe da un mese e mezzo di allenamenti molto molto duri con Biagio Zurro, ha completamente ridisegnato anche il suo staff tecnico, però i risultati insomma da quello che stiamo vedendo fino a questo momento sono assolutamente di rilievo. Io credo che le prime due riprese siano assolutamente per Giacobbe, cosa dici? Assolutamente sì, senza nessun dubbio, e vediamo un Polster che sta soffrendo i ritmi che Giacobbe sta imponendo dall'inizio della prima ripresa. Beh, vedendolo così non si direbbe che c'è un ragazzo di 47 anni sul ring, cosa dici? Ma per la freschezza, la brillantezza, il modo in cui si sta muovendo, io, è straordinario. La sua forza è la sua testa, lui ha una testa che tanti pugili ce la sogniamo e quindi riesce a colmare tutto ciò che magari anche col fisico quando non si riesce. E sta progressivamente aumentando il ritmo, sorride Polster, ma dobbiamo dire due riprese nelle quali Giacobbe ha mantenuto l'iniziativa, e adesso dopo aver preso un paio di colpi comincia ad accelerare la ruggine progressivamente, insomma se ne sta andando via. Adesso prende ve lo dicevo sinistro da parte di Polster, continua Polster sia col montante sia col gancio, l'ha assorbito straordinariamente bene. Adesso è lui che passa al contrattacco. Vi dicevo, eccolo qua, subito ne ha approfittato per andare a segno col sinistro, combinazioni sempre veloci, cerca di mettere a segno Giacobbe Fragomeni. Adesso è Polster che lo spinge verso l'angolo, l'arbitro gli dice non spingere, riparte ancora Giacobbe, bella la sua serie, il destro si accompagna quasi dandosi il ritmo, e ancora Giacobbe l'ha preso, vediamo, ha barcollato per un attimo Polster ma si è ripreso subito. Però molto molto buona la serie messa a segno da Giacobbe, che riparte ancora, va sempre a cercare quel colpo al corpo, ed eccolo qua, rimane piegato su se stesso Polster, ricomincia, riprende lui, poi ancora il jab di Giacobbe, non gli dà un bersaglio fisso, continua a muoversi di fronte a lui, ed eccolo qui,
sempre alle corde, Poster non riesce a staccarsi di lì, Poster adesso ci pensa l'arbitro a separarli. Giacobbe cerca in continuazione il cosiddetto magazzino del cacao, come lo chiamava il suo nonno. Che cos'è? Il fegato, va a cercare i colpi in continuazione. Dall'inizio cerca il suo fegato e il suo mento, lavora sul tronco, sta rischiando anche qualcosa di troppo, sì. Secondo me che non c'è nessun bisogno. Ma evidentemente è la voglia. È la voglia che ha Giacobbe di combattere bene, di fare una bella figura di fronte al suo pubblico. Eccolo lì, è andato a segno un sinistro preciso al fegato e gli effetti di quel sinistro sono tutti nell'espressione di Poster, una smorfia di dolore che non gli dà scampo. Finisce qui alla tesi in ginocchia Poster. Vuoi raccontare ai nostri telespettatori cosa si prova quando si prende una trambata del genere al fegato mentre c'è Zurlo che va a abbracciare il nostro campione, anche Matteo Azzali, tutto il suo team che si stringe in un abbraccio bellissimo, quanto meritato. Rivediamo la serie. Salvatore. Allora vediamo che lavora prima verso lo stomaco e poi le infila sul suo diretto destro, le infila il gancio sinistro perfettamente al suo stomaco, al suo fegato. Guardiamo, eccolo qua, si sposta. Ecco la combinazione, qui si sposta Poster, si accascia verso le corde, vediamo qui, eccolo qui il colpo. Questo dopo... è il primo colpo però. Sì. L'aveva già accusato. Aveva barcollato un attimo, poi vediamo la combinazione. Doppio un sinistro, altro gancio destro e montante sinistro al fegato. E su questo secondo non c'è nulla da fare per Poster. Dicevamo, descrivici cosa prova un pugile dopo un colpo del genere. È un colpo terrificante, perché rispetto al colpo al mento, che ti si spengono le gambe hai difficoltà a rialzarti, il colpo al fegato hai coscienza nella mente, ma hai come l'idea che ti sia arrivata una coltellata. Hai il fegato che si stringe e non riesci proprio a respirare. Ti manca l'ossigeno. Quindi... ed eccolo qua, e questa è la proclamazione del vincitore Giacobbe Fragomeni per KO tecnico alla terza ripresa di fronte al suo pubblico vicino alla sua Milano, di fronte al piccolo Giacobbe Junior di soli 2 anni con Simona Ventura, eccola lì, sua compagna d'avventura all'Isola dei Famosi, che è venuta ad abbracciarlo. Beh, una grande bella serata di boxe, Salvatore. Grande vittoria, grande prestazione di Giacobbe, sono convinto che con questa vittoria lui continuerà ad allenarsi ancora più di meglio di ieri. Beh, diciamo che se già aveva il fuoco dentro, adesso sarà un vero e proprio incendio e di sicuro Fragomeni ci riserverà altre belle sorprese, ma adesso andiamo a sentire che cosa ci racconta dopo questa vittoria. Giaco, allora, com'è stata questa serata? Dai. Ti premetto che sono partito emozionato. Poi, avete visto voi, spero di aver fatto bene. Io non so se ho fatto bene, però andavo. Lo sai, dai. Devo riprendere, colpi non ne ho presi. Mi sono scaldato bene, sono partito perché pensavo che lui partisse veloce. E invece, niente, dai. Penso e spero, questo me lo dovete dire voi, me lo diranno gli addetti, se riesco a stare ancora sul ring a fare qualcosa per me soprattutto, ma per il pugilato italiano, perché se lo merita. Com'è stato riassaggiare il ring, riassaggiare i pugni veri in una serata come questa? Questa emozione qua non penso che ci sia niente, nessuno che la possa, la sappiamo solo noi. Si può dire? È una figata. Senti, facciamo un passo indietro, sono venuto a trovarti prima del match, intanto che ti preparavi, non t'ho mai visto così teso, così emozionato, e devo dirti che anche il tuo maestro, proprio prima che tu arrivassi sul ring, era un po' preoccupato proprio per questa tua grande tensione. Perché, come ho detto, per me è come se fosse il mio primo combattimento, come se non avessi mai combattuto, dato che ci abbiamo lavorato dietro tantissimo. Avevamo paura, ma non di perdere, ci sta, certo. Però non di perdere male, cioè se avessi perso che lui era più forte di me, tanto di cappello, però magari se può capitare il colpo, il colpaccio, però la mia preoccupazione appunto era che magari prendevo un colpo dal distratto, invece è andato tutto come doveva essere, come doveva andare, abbiamo fatto tutto alla perfezione. E poi mi hai dato l'impressione, ripresa dopo ripresa, di scioglierti, di essere sempre più a tuo agio. Perché sono partito troppo spedito. Giacco Junior, eccolo qui che ti seguiva da bordo ring.
sono partito un po' spedito, però poi ho visto che tanto era inutile, che era tosto, era duro, ho detto fammi sciogliere, e allora mi sono sciolto e poi sai che io sono un diesel. Sì. E poi si è sciolto l'avversario invece davanti a te con quel sì, sinistro precisissimo. Non me l'aspettavo, cioè l'ho portato, l'ho visto lì il buco e non ho neanche pensato, l'ho visto, l'ho portato subito e è andata bene. E dopo un quarto d'ora era ancora lì a cercare di riprendere fiato. I colpi a fegato fanno male, non so qualcosa. Senti, volevi delle risposte? Che risposte hai trovato questa sera, Giacomo? Che ancora vedo i colpi, che ci sono. Come dobbiamo fare? Dobbiamo migliorare, maestro? Andate qualcosa? Ma allora si continua. Si continua, si però continua. Dobbiamo continua. Allora il record lo dovrebbe battere. Manca... Come mi hai visto? Non so, come mi hai visto? Eri un po' preoccupato però prima dell'incontro per la tensione che aveva addosso. Sì, infatti lui l'ha affrontato quasi come se fosse un novizio alle prime armi. Però poi con il passare delle riprese si è visto che è ritornato esplosivo, è ritornato di nuovo quello di un tempo, però ci potrebbe ancora lavorare se continua. E quindi adesso lui ha voglia di continuare, l'aveva detto, questa sera è un test, se va bene vado avanti. E quindi adesso Giacomo? Adesso faremo un altro match con un altro avversario tosto e poi vediamo se siamo veramente competitivi al 100%, proviamo a fare il titolo d'Europa. Maestro Zurlo, cosa gli diciamo? Ma io gli dico che comunque questa sera è andato bene, è un primo gradino dopo un rientro